Storie italiane. Il lago delle gemme. Tanto, tanto tempo fa, nell'antica Cina, geni e spiriti dominavano il mondo umano. Alcuni erano buoni, alcuni cattivi, e ad altri piaceva vedere gli umani soffrire. Un altro neonato da prendere di mira. Forza! Aspetta! Corri! Vola! Praticamente scansati! Vedete, tutti i geni erano terrorizzati dalle medaglie d'argento e dalle reti da pesca. La madre di Pei Heng, che era una strega, ne era a conoscenza. E per quanto ci provassero, i geni non riuscivano ad avere la meglio di Pei Heng, che crebbe sano, adorabile e intelligente. Grazie, figlio. Il periodo della semina è sempre difficile. Ho un'idea! Questo rende tutto così facile. Nostro figlio è eccezionale. È il momento di mandarlo per il mondo e imparare a diventare anche più straordinario. Hai assolutamente ragione. Sono così affamato. Figlio, tua madre e io abbiamo deciso che è arrivato il momento che tu vada da un maestro e impari un'arte. Devi andare a Chang'an e studiare con il grande maestro Ping Tu. Ma non voglio lasciarvi entrambi. Questo è il motivo per cui devi andare ora. Così quando saremo vecchi, avrai imparato un mestiere per provvedere a te e a noi. Pei Heng partì per il viaggio verso Chang'an e divenne il miglior allievo del maestro Ping Tu. Pei Heng, sei stato il mio migliore allievo e so che mi renderai orgoglioso. Ora sei in grado di scegliere qualsiasi mestiere tu scelga. Voglio tornare al villaggio e aiutare mio padre. Aprirò una scuola per i miei compaesani che non hanno avuto la fortuna di imparare da maestri come te. Questo è ciò che mi aspetto da te. Ma prima di partire, devi trovare una moglie. Matrimonio? No. C'è qualcuno per ognuno di noi. Quella notte, mentre Pei Heng dormiva, fece un sogno. Pei Heng. La fata della luna ha legato questo filo tra noi quando siamo nati, perché siamo destinati a stare insieme. Presto mi troverai. Sono Ying Yong. Aspetta! Mi troverai presto. Sono Ying Yong. Sto arrivando, Ying Yong! Pei Heng non riusciva a togliersi Ying Yong dalla mente. Ma doveva lasciare Chang'an perché aveva promesso ai suoi genitori che sarebbe partito quel giorno. Mentre viaggiava ai margini di Chang'an, improvvisamente sentì molta sete. Forse posso calmare la mia sete in quella capanna qui vicino.
Gentile madre, potreste darmi un bicchiere d'acqua? Aspetta qui. Ni, porta dell'acqua per questo giovane, per favore. Siediti pure. Tieni, prendi dell'acqua. Ah, Inyung. Oh, Inyung! L'avevo detto, mi avresti trovato. Avevo paura che fossi solo un sogno, ma... Oh, ti amo così tanto, Inyung. Sposami, per favore, sposami, mia dolce Inyung. Non può. Cosa? Perché? Abbiamo il nodo rosso. Siamo destinati a stare insieme. Ho già promesso la sua mano al mandarino di Cheng'an. Non avevo scelta. Il mandarino è un uomo potente. Se non gli faccio sposare Ying Yang, ci metterà in prigione. Parlerò con il mandarino. Ci deve essere un modo. Mi dispiace, ragazzo, che non ci sia alcun modo. Non puoi minacciarla perché lei sposi te. Mi rivolgerò all'imperatore per il tuo abuso di potere. Quando sarai arrivato al palazzo dell'imperatore, avrò già sposato Inyung. Ah, il dolore è tornato. Quando mi porterai la medicina, vecchia? Ho bisogno del pestello e del mortaio di giada dal lago delle gemme per la medicina. È l'unica cura. Ma chi oserebbe? Tu! Tu prenderai il pestello e il mortaio di giada per me. Se lo farai, lascerò che Inyung ti sposi. Promesso! Liberami da questo terribile dolore! Lo farò, prometto. Oh, non... È troppo pericoloso. Nessuno ha mai visto il pestello e il mortaio di giada. Farò tutto quello che serve per batterlo, mia cara. Avrai un mese. Non avresti dovuto prometterglielo. Questo era l'unico modo. Il lago delle gemme è lontano e il percorso è pieno di pericoli. Devi attraversare 4 fiumi mortali: blu, bianco, rosso e nero. Ciascun fiume è grande come un mare ed è pieno di pesci mostruosi. Oltre i fiumi c'è il monte Sumi dei Geni. Chissà quali trucchi ti riserveranno. Come farai a superare la montagna e arrivare al lago delle gemme? Devo trovare un modo per arrivarci. Prendi questi semi bianchi. Appaiono solo durante la luna piena ogni 200 anni. Ce ne sono 6 qui. Quando li usi, qualsiasi cosa usi si ridurrà di dimensione di 1 milione di volte. È tutto ciò che posso darti. Pei Yang accettò i semi e andò via. Ma prima di partire per il Monte Sumi, andò dai suoi genitori per vederli e dirgli tutto. I semi bianchi ti aiuteranno a rimpicciolirli, ma i geni non saranno arrabbiati con te per averli davvero rimpiccioliti. Dovrò accettare il rischio. Vieni con me. Questi semi appaiono ogni 300 anni in una notte di luna nuova. Ogni seme riporterà la giusta dimensione tutto ciò su cui lo usi. E tutti i semi sono avvolti in una rete da pesca, quindi nessun genio potrà toccarlo. Grazie, madre. Mi dia un po' di rete da pesca, per favore. Tieni qui. Pei Yang entrò per la sua strada e dopo un lungo e pericoloso viaggio raggiunse il fiume blu. I pesci in quel fiume iniziarono ad attaccarlo, anche sulla riva. Nervoso, Pei Yang gettò uno dei semi bianchi nel fiume. Il seme funziona. Ora troviamo il fiume rosso. Pei Yang lanciò un seme nel fiume rosso, bianco e nero, riuscendo a saltarli facilmente. I geni del Monte Sumi lo stavano osservando. Fecero la loro comparsa. Come ti permetti di entrare nel nostro regno umano?
Voglio solo il pestello e il mortaio di giada del lago delle gemme. Hai rovinato i nostri fiumi! Rimettili a posto, subito! Lo farò, ma solo dopo che mi avrai dato il pestello e il mortaio. Come possiamo fidarci di te? Guardate questi semi rossi. Riporteranno tutti i fiumi alla dimensione giusta. Rete da pesca! Rete da pesca! Ho solo bisogno del pestello e del mortaio. Il genio portò Pei Yang a casa del grande genio del lago delle gemme. Voi umani arroganti, vuoi il pestello e il mortaio? Sono proprio qui. Questi? Sì, e sentiti libero di riempirlo con le gemme del lago delle gemme. Prendine quante ne vuoi. Stai attento, se non te ne andrai con il pestello e il mortaio prima del tramonto, rimarrai bloccato qui per sempre. Pei Yang rimase lì, a chiedersi come avrebbe mai potuto trasportare quel gigantesco pestello e mortaio. Improvvisamente ebbe un'idea. Se volete che i fiumi tornino come prima, aiutatemi a riempire il mortaio di gemme. Non lo faremo! Ricordatevi, ho i semi rossi nelle reti da pesca. Va bene! Ora portate il pestello con tutte le gemme. Ha funzionato! Grazie, signori, e ora me ne vado per la mia strada. I geni osservarono con stupore mentre Pei Yang portava il pestello e mortaio pieni di gemme tra le braccia e se ne andava verso casa. Nella strada di casa gettò i semi rossi in ogni fiume dopo averli attraversati, così che tornassero alle loro dimensioni originali. Ah, manca un giorno alla fine del mese. Il mandarino non aspetterà nemmeno un minuto prima di sposarti. Sicuramente sta già arrivando qui. Io sono qui! Credo che dovremmo sposarci adesso. Nessuno torna indietro dai fiumi. Sei in anticipo di un giorno. Come ho detto, nessuno torna indietro dai fiumi. Dobbiamo sposarci adesso. Non ti sposerò. Mettici in prigione se vuoi. Ora, non costringermi a farlo. Signore, ecco una lettera dall'imperatore per voi. È urgente. Dall'imperatore? Come osi costringere una fanciulla a sposarti? Ti avviso. Desisti o preparati a essere punito. Quindi Pei Yang ha scritto all'imperatore prima di partire? No, ha chiesto a me di scrivere all'imperatore. Dopotutto, Pei Yang ed io siamo destinati a sposarci, non è vero? Puoi andare via ora. Il mandarino stava per andarsene. Prendi la medicina per la tua emicrania prima di andar via. Perché? Perché è sbagliato lasciar soffrire qualcuno quando hai una cura tra le mani. Pei Yang e Ying Yung si sposarono. E Pei Yang lanciò il seme bianco nel mortaio. E sia il pestello che il mortaio, insieme a tutte le migliaia di gemme che Pei Yang aveva raccolto, ritornarono alle dimensioni originali, rendendo Pei Yang l'uomo più ricco della Cina. Tuttavia, lui e Ying Yang usarono i soldi per aprire scuole per bambini poveri in tutta la Cina e vissero felici e contenti.